Allora, commentiamo quest'altro video. Vi invito a iscrivervi se vi interessano i contenuti. Poi magari se volete scrivetemi anche nei commenti cosa ne pensate, se vi piacciono, magari cosa vi piacerebbe che facessi. Allora, questo è uno dei lavori fatti quest'estate, mentre lavoravo in piazza usando le bombolette queste normali. Allora, quello che sto facendo è, ho messo un po' di giallo, un po' di rosso, adesso un poco di nero. Come potete vedere c'è un po' un degradé, no? Fra giallo, rosso e nero, cioè il rosso ha coperto una parte del giallo, non tutta, e il nero ha coperto una parte del rosso, ma non tutta. E questo è per aver creato questa struttura. Così adesso ci sto mettendo un po' di luce da una parte, un po' di ombra da un'altra, la parte sotto, in modo perché voglio fare un pianeta piccolino e per farlo uso la stessa bomboletta che mi dà un cerchio perfetto, diciamo. Adesso metto ancora giallo intorno. Diciamo, quello che sto facendo è sto mettendo i colori che vanno sotto, diciamo. Io ho un'idea di quello che voglio fare, un motivo un po' spaziale, e quindi penso già ai colori che vanno sotto in quanto per la tecnica che voglio usare. Quindi diciamo questi sono i colori, poi verranno ricoperti da colori più scuri, verranno ricoperti dal nero e questo perché, in modo che quando poi io vado ad asportare la vernice, i colori che ho messo precedentemente sotto, quindi il giallo e il verde, mi vengono fuori per crearmi, diciamo, quello che voglio creare. Ecco qua, adesso ci mettiamo il nero in modo che quest'altro strato di pittura, diciamo, questo modo di pittare rispecchia abbastanza perfettamente la tecnica originale, che era proprio quella di mettere diverse cappe di colori, partendo dal chiaro allo scuro e poi aggiungendo ancora un po' di chiaro. Ecco, adesso ho tolto la bomboletta e prendo la carta e così mi creo una montagna, asportando praticamente la vernice. Cioè, io asportando il primo strato faccio sì che con la carta poi mescolo anche il secondo e il terzo strato che erano sotto, e in questo modo io, in una maniera molto molto veloce, faccio sì che creo delle montagne, dei paesaggi in un batter d'occhio. Chiaramente l'esperienza è indispensabile e serve moltissimo in questa tecnica, in quanto che non si tratta solo di mettere i colori, ma si tratta di, con l'esperienza, di capire la temperatura dell'aria, il vento che soffia, se si è al sole, se si è all'ombra, che tipo di bomboletta si usa, eccetera. In questo modo, praticamente, con l'esperienza acquisita, tu riesci a capire, a sapere che quantità di vernice bisogna mettere in ogni strato, a che distanza bisogna spruzzarla, eccetera, eccetera. Perché le condizioni atmosferiche sono molto importanti quando si lavora all'aperto, naturalmente. Quando si è al chiuso, diciamo, l'unica condizione atmosferica è la temperatura, che magari poi non c'è né vento,
né sole né ombre, nel senso che... Allora, intanto io mi sto chiudendo questo motivo, cioè questo motivo centrale con queste montagne, questo pianetino. Adesso le parti esterne sto creando come una specie di grotta. Quindi, come se questo paesaggio fosse dentro questa grotta. Ecco, facciamo una piccola zoomata così si vede un po' meglio. Adesso quello che faccio, rimetto una striscia di nero, poi accompagnata anche con un poco di giallo, per farmi marcare ancora di più questo effetto grotto, diciamo, in modo che c'è un secondo livello. Un attimo, un poco di carta che si è appiccicata. Qui chiaramente se la temperatura è alta o c'è vento, così si asciuga molto velocemente, quindi è per quello anche che si usa molto la vernice trasparente in questa tecnica. Allora, la stessa cosa la faccio da quest'altra parte. Adesso metto ancora del giallo, del verde e chiudo la parte sottostante con il nero. Ancora un poco di verde, in modo da creare questo effetto in perspettiva, che adesso andremo ad accentuare ancora di più facendogli queste linee con una spatolina di metallo. Con la punta della spatolina si fanno queste linee in modo da creare un senso di prospettiva e di profondità. Adesso per ultimo chiudiamo la parte sottostante, in questo caso un po' di nero, un po' di giallo per dargli un po' di luce. E così, essendoci che c'era già il colore sotto, basta passare la carta, farla scivolare premendo con le dita sulla carta in modo da creare questi effetti. Ecco qui l'uso del trasparente serve per bagnare di nuovo la vernice in modo che con la spatola di metallo si possa grattare via la pittura e far rimanere il bianco, che sarebbe il bianco del cartoncino. In questo modo ci si disegna. In questo caso sto facendo una città spaziale futuristica. Quello che bisogna pensare, abituarsi a pensare, è proprio il modo di pensare, bisogna abituarsi, perché chiaramente qui si va dallo scuro al bianco, nel senso che io sto togliendo la vernice, quindi mi rimane il disegno bianco. È un po' il modo di pensare un po' al contrario anche, diciamo. Così, con la spatolina un poco intuito, un poco diciamo che si crea questa città nel momento che la si crea proprio, cioè non vengono sempre uguali, anzi al contrario,
vengono sempre un po' diverse, proprio perché uno le crea lì al momento, lasciandosi ispirare da quello che, diciamo, dai primi movimenti che uno fa. Così con il cartoncino si tiene, si spruzza da una parte, da un'altra parte, e si fa una stellina. Alla città ci abbiamo fatto anche le cupole, sempre con il cartoncino. E sempre con la spatolina si prende una goccia, si mette prima un poco di bianco su un pezzo di carta, poi con la spatolina si raccoglie proprio una goccia. Si appoggia questa goccia sul quadro, poi questo movimento a destra e a sinistra si fanno questi uccelli. E quindi questo dipinto è ormai terminato, non resta che firmarlo e chiaramente se vi piacciono questi contenuti fatemelo sapere, io vi do il benvenuto al prossimo video e niente, un saluto a tutti.